cambia, siamo noi. Vuoi cercare di mettere in evidenza quello che in Italia si fa in maniera diversa? Queste persone sono concittadini della città di Livorno. Appartengono tutti a quartieri diversi di Livorno. A Livorno ci sono 32 quartieri, ma nessuno aveva la consapevolezza né del numero né di appartenenza. E diciamo questo progetto nasce proprio con l'intento di ricreare comunità di quartiere solidali ed ecosostenibili. Il nome del progetto è Creiamo condomini per quartieri ecosolidali. È nato da un'associazione che è un'associazione di quartiere Vivi San Jacopo, che è diciamo qui in questo quartiere dove siamo ora, sempre dello spunto di cittadini del quartiere che volevano ricreare comunità. Perché non creare una rete e quindi avere altri concittadini che come noi potessero scoprire la validità, la bellezza di diventare cittadini attivi che vogliono, ci tengono a migliorare la qualità della vita. Siamo partiti da una sperimentazione anche mediale come WhatsApp. Abbiamo creato WhatsApp di quartiere, mettendo subito dentro le persone che conoscevamo e per stabilire un rapporto di conoscenza e di fiducia. Ognuno in tempi diversi si è trovato a un bar a prendere un caffè, si è trovato a una cena, si è trovato a un evento che già esisteva, per conoscere e da lì confrontarsi e dire ma che facciamo? Come possiamo migliorarci? E da questo punto di vista effettivamente le sorprese sono tantissime ed è bellissimo vedere che ognuno ha la sua creatività, la sua inventiva, ha i talenti del quartiere, ha risorse infinite. Ogni quartiere ha avuto la modalità di esprimersi in maniera assolutamente libera e diversa in base alle persone che lo costituivano. Le particolarità di Vivi Borgo sono una particolare attenzione alla natura e all'ambiente. E a questo proposito abbiamo organizzato dei diversi percorsi nell'esplorazione dei parchi e del verde del quartiere. E a questo proposito cerchiamo di collegarci anche a realtà europee che in questo momento cercano di fare un'integrazione della natura nell'assetto urbano che possa migliorare la qualità della vita dei cittadini. La particolarità del nostro quartiere è che intanto è un quartiere storico e popolare, un quartiere che ha una forte identità. Diciamo il punto di forza della nascita del nostro gruppo è stato quello di unirci, di creare un sodalizio con la sezione nautica Pontino San Marco. A Livorno esiste la tradizione delle gare remiere, sono tradizioni molto belle che negli anni si sono andate un po', diciamo si è persa un po' la partecipazione. Esserci riuniti attorno alla sezione nautica ha permesso in qualche modo di creare una forte aggregazione. Oltre ad essere un quartiere storico, è anche un quartiere con una forte presenza di immigrazione. Allora che cosa abbiamo pensato all'interno dei progetti vari? Di creare una piazza del mondo. Una piazza del mondo che dovrà essere un luogo dove artisti possano venire lì e dare il loro contributo artistico alla piazza. Particolarità del quartiere di centro sono la caratterizzazione di diversi spazi che sono ad uso comune, come le piazze, e in particolare le piazze erano spazi che un tempo erano utilizzate per ritrovarsi, ma adesso purtroppo non lo sono più, perciò abbiamo fatto diverse attività che richiedono proprio l'uso della piazza, come ad esempio la filosofia in piazza, che prevede l'incontro di persone che si trovano tra di loro, coordinate da dei filosofi, che affrontano proprio dei temi comuni, regolando il dialogo tra le persone in maniera un pochettino più schematica e regolare che non una semplice chiacchiera da bar. Abbiamo realizzato per esempio delle letture espressiva teatrale nelle librerie, in più tutte le librerie del centro abbiamo praticamente coinvolto in questo progetto. Quindi non solo i titolari delle librerie, anche le mamme e i bambini del quartiere.
nel nostro quartiere esiste Villa Fabbricotti, che è il parco, diciamo, della città, di tutta la cittadinanza di Livorno, e siamo riusciti a mettere un defibrillatore. Ma la cosa importante è anche che abbiamo fatto un corso di formazione rivolto a tutta la cittadinanza e dobbiamo dire che c'è stata veramente una risposta eccezionale. Devo dire che forse l'aspetto per me che più mi è piaciuto, questa solidarietà che si è creata, questa rete fra di noi, ci siamo conosciuti, eravamo del quartiere però non ci conoscevamo. L'auspicio per l'Italia che cambia è che ci svegliamo, perché noi abbiamo scoperto che devo dire essere attivi, ed è una differenza enorme tra assistere anche a cose bellissime e essere protagonisti. Abbiamo visto che ci fa star bene, abbiamo visto che ci dà un potenziale di cambiamento enorme e vogliamo sinceramente diffonderlo perché tanti altri concittadini possano gioire con noi di questo nuovo fermento, questa, non solo qui, ma magari questo modello può essere copiato tranquillamente da tante altre città. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.